Siamo arrivati a più di 2.500 morti, 12.200 feriti e numerose persone ancora disperse. Sabato 14 agosto alle ore 14:29, un terremoto di magnitudo 7.2 della scala Richter ha colpito Haiti. A 10 giorni di distanza, il bilancio delle vittime ancora provvisorio parla di oltre 2.500 morti, 12.200 feriti, circa 600.000 persone rimaste senza una casa e almeno 300 persone ancora disperse. A complicare le operazioni di soccorso, oltre alle 50 scosse di assestamento, è stata la tempesta tropicale Grace, che abbattendosi su Haiti pochi giorni dopo il terremoto ha provocato alluvioni, interrotto strade e messo ulteriormente in ginocchio il paese. Un colpo molto duro per Haiti. In piena crisi politica dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse, con la pandemia da Covid-19 ancora in corso e con le difficoltà economiche mai risolte dopo il terremoto del 2010 e l'uragano Matthew del 2016. A una settimana dal terremoto che ha colpito il sud di Haiti e dopo il passaggio del ciclone Grace, si allunga la lista dei morti e si continua a scavare. Siamo arrivati a più di 2.500 morti, 12.200 feriti e numerose persone ancora disperse. Il problema più grande in questo momento rimane l'accesso all'acqua potabile. Purtroppo è una situazione drammatica, il conto dei morti continua a salire e i numeri che si hanno sono sicuramente solamente una parte di quello che è il disastro. La distruzione è veramente enorme, siamo ancora in una fase di primissima urgenza, si cerca ancora tra le macerie, tra l'altro anche con pochi mezzi, ci sono poche ruspe, pochi camion disponibili. Gli sfollati sono decine di migliaia e per ora l'unica cosa che si riesce a fare è fornire un rifugio provvisorio con dei grossi teloni di plastica perché almeno la popolazione più vulnerabile, donne e bambini, riesca a passare la notte. Come AFSI stiamo cercando di raggiungere queste comunità le più lontane per distribuire anche a loro tende, kit alimentari e kit igienici. Stiamo verificando un serio problema di approvvigionamento delle comunità rurali, in particolare anche a seguito della tempesta. Ci sono una serie di fiumi dove non esistono più ponti da attraversare al guado. È stato provato in diversi modi a raggiungere queste comunità rurali e montane che stanno al di là del fiume, ma purtroppo per oggi non è stato possibile. Anche le attività di AFSI si concentrano su questo, oltre ad avere un'attenzione specifica sulla questione della malnutrizione infantile, con la preoccupazione soprattutto per i bambini sotto i 5 anni, i cui indicatori erano già preoccupanti prima del terremoto e che in questo momento cominciamo già a vedere alcuni segni di peggioramento, anche per l'inaccessibilità delle cure mediche che sono completamente concentrate sulla presa in carico delle vittime del terremoto.